La Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera hanno dato esecuzione a 3 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti di 3 cittadini tunisini. I predetti sono ritenuti responsabili del reato di cui all'articolo 12 della legge 28698 perché in concorso tra di loro e in violazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto avrebbero compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale di 24 migranti di nazionalità tunisina, trasportandoli fino in prossimità delle coste italiane a bordo di un peschereccio battente bandiera tunisina per poi portarli sul natante in ferro e quindi allontanarsi esponendo i migranti al pericolo della loro vita e alla loro incolumità. I fatti sono avvenuti lo scorso 2 novembre, quando l'aereo dell'agenzia Frontex, denominato Eagle 1, ha avvistato in acque internazionali un peschereccio tunisino con a bordo dei migranti e avendo al rimorchio un natante in ferro palesemente vuoto. Sul posto quindi immediatamente convergevano la motovedetta della Guardia Costiera di Lampedusa e della Guardia di Finanza della sezione operativa sempre di Lampedusa. Il progressivo monitoraggio dell'imbarcazione ha evidenziato che pochi istanti prima dell'arrivo delle motovedette, una volta giunte in prossimità delle coste italiane, gli indagati hanno trasbordato i migranti sul barchino in ferro, fino a quel momento rimasto vuoto, per darsi alla fuga, invertendo la rotta del peschereccio verso le coste tunisine. Quindi l'arrivo delle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno permesso di soccorrere 24 migranti rimasti in balia del mare e a pelo dell'acqua e bloccare altresì il peschereccio per i successivi controlli. La successiva attività di indagine condotta dallo SCO, dal SISCO di Palermo, dalla Squadra Mobile di Agrigento, dalle Guardie di Finanza di Lampedusa, dalla Guardia Costiera di Lampedusa ha permesso di accertare l'assenza a bordo del peschereccio di qualsiasi elemento che comprovasse l'attività di pesca in atto da parte degli indagati. Il motopesca tunisino veniva al momento del rintraccio trovato senza alcun pescato a bordo e con le reti completamente asciutte. Quindi i decreti di fermo del pubblico ministero emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, eseguiti nella serata di lunedì presso l'isola di Lampedusa, gli indagati sono stati associati presso la casa circondariale di Agrigento in attesa di convalida.